Antonella Clerici ha voluto dire la sua su Sanremo ed Elisa Esoardi. La conduttrice senza freni racconta il suo punto di vista. La bellissima Antonella Clerici ha voluto dire la sua opinione sull'argomento cardine degli ultimi giorni, ovvero il Festival di Sanremo. La conduttrice ha parlato senza freni, anche della sua vita privata e dei suoi impegni televisivi. Presto vedremo Antonella nella sua nuova avventura, quella di Sanremo. Io ho un punto. Antonella Clerici sulla prova del cuoco. Ospite del programma di Rai 3 TV Talk, Antonella Clerici, ha raccontato e parlato di diversi argomenti. Da Sanremo alla prova del cuoco in corso condotta da Elisa Esoardi, riferendosi al piccolo incidente del dito, passando per Portobello. Largo anche all'opinione su Virginia Raffaele, Claudio Baglioni e Claudio Bisio, i tre conduttori della 69esima edizione del Festival Canoro. Sarebbe stato facile stare alla prova del cuoco e guadagnare bene. Punto sull'incidente, commento con un po' di acidità. No, non ricordo di essermi mai tagliata un dito. Ho avuto coliche e renali in diretta, ma nessun taglio. Le parole alla giornalista Bernardini sono una sorta di frecciatina ad Elisa Esoardi. Si passa poi ad un altro programma che i molti vedrebbero bene addosso a lei, Domenica In. Potrebbe essere nelle mie corde, ma Mara Venere è perfetta, sta come il formaggio sui MACCHERONI aperte virgolette. E sul personale non può che dire due punti. Punto. Ho fatto una bellissima carriera, dopo anni di lavoro quotidiano ho voluto vivere ritmi più consoni alla mia età. Ho conosciuto un uomo straordinario e quindi ho pensato di rallentare. Punto. Bisio, Baglioni, Virginia Raffaele. Il parere di Antonella Clerici. Ma come commenta la conduttrice Rai gli ascolti di Portobello? Punto di domanda. Punto. Obiettivamente vedendo i risultati del prime time non è stato un successo, ma nemmeno un insuccesso. Arriva anche l'opinione sui tre conduttori del Festival di Sanremo attuale. Due punti. Punto. Chiunque lo faccia, ha la mia solidarietà per la complessità e le pressioni che esistono. Tutti e tre non sono conduttori PUR. L'unico difetto per la Clerici è l'eccesso di canzoni. Di Virginia e Baglioni non può che dire belle parole, anche se nota le difficoltà ovvie di Bisio sulla diretta,